Molti sono i progetti in corso, alcuni realizzati importanti, pensiamo ai cantieri che sono in corso in Strada Maggiore per riqualificarla dopo tanti anni, in via Carracci per chiudere finalmente quella vicenda e avere una stazione e una strada riqualificate, la tangenziale della bici che è stata inaugurata nel suo primo lotto, i lavori per mettere in sicurezza e realizzare zone 30 in tanti quartieri della città. Sono tutti cantieri, insieme a tanti altri di manutenzione ordinaria e straordinaria della città, che oggi creano dei disagi ai cittadini, ne siamo consapevoli e che stiamo cercando di minimizzare, ma che alla fine, una volta conclusi, restituiranno finalmente una Bologna più bella, più accessibile e più sicura. Molte altre cose sono in cantiere, abbiamo bisogno di stringere sulle infrastrutture di trasporto pubblico, abbiamo di recente dato il via libera al nuovo piano economico finanziario del People Mover. Stiamo presentando al Ministero dei Trasporti il progetto definitivo per ridestinare i fondi ex metro in favore del completamento del servizio ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico. Sono progetti fondamentali soprattutto in questa fase di nascente città metropolitana, perché al di là degli organismi, degli aspetti di governance, la cosa importante è che questa nuova istituzione serva a rendere più semplice la vita ai cittadini, a rendere più accessibile e più competitiva la nostra area metropolitana. Molti di questi progetti hanno esattamente questo obiettivo e soprattutto hanno già in sé questa dimensione, la dimensione di area vasta, quindi non solo per il capoluogo ma per tutti i comuni dell'Interland. Ci abbiamo lavorato negli scorsi anni, ci sarà da lavorare molto insieme ai sindaci di tutti i comuni circostanti, penso anche al forte coinvolgimento di cui c'è bisogno sulla progettazione e l'ambientalizzazione del passante nord per dotare finalmente Bologna e la sua area metropolitana di un sistema infrastrutturale efficiente e anche economico in questi tempi di crisi.